L'Ippica non è solo corse, ma è fatta di storie, di traguardi, di emozioni raggiunti o falliti. Storie di uomini e cavalli che vi racconteremo in questa nuova puntata di EquiTV Racconta. Nel 2000 a Cercenasco nasce il B&B Le Soleil Arabians, un elegantissimo posto di proprietà della famiglia Giughera. Anni dopo la grande passione del figlio Elvis per i cavalli arabi, nasce anche l'allevamento. Andiamo insieme a scoprire questi meravigliosi esemplari. Il puro sangue arabo è la razza di cavalli più antica al mondo, conosciuta per la sua eleganza, agilità, intelligenza e dall'indole vivace. L'origine del cavallo arabo è antichissima. Maometto fu il primo fra gli arabi a capire l'importanza dell'allevamento di questa razza e trasmise questa filosofia ai suoi seguaci, facendone quasi un obbligo religioso. Nel corso dei secoli gli arabi hanno perfezionato questa razza, ottenendo così un cavallo molto versatile. Oggi siamo venuti qui a Cercenasco, in provincia di Torino, dove ad aspettarci troviamo un grande appassionato, nonché esperto ed allevatore di questi magnifici esemplari, Elvis Giughera. Il cavallo arabo arriva in Italia e in Europa, diciamo, grazie anche alle guerre ottomane, quando i vari re imperatori andavano appunto in guerra contro gli arabi e hanno visto questo cavallo che era così prestante, resistente, soprattutto perché i beduini li allevavano nei deserti e quindi hanno selezionato queste razze, come dicevi te, dall'antichità per essere proprio resistenti e per poter essere forti, più forti degli altri cavalli. E quindi i re e gli imperatori hanno deciso di prendere alcuni di questi cavalli per migliorare le proprie razze in Europa e nel mondo. Ecco, loro fanno in particolare tante gare di bellezza. Sì, questa ad esempio è una cavalla, io allevo da cavalli da morfologia e quindi spunti proprio la selezione delle caratteristiche per la morfologia, quindi questi musi camusi, il muso molto piccolo, la fronte molto larga con gli occhi grandi, pronunciati, neri, un bel collo lungo e arcuato, una bella groppa piatta e diciamo che queste sono un po' le caratteristiche e poi il movimento fondamentale che un cavallo arabo deve dimostrare durante la sua presentazione, deve avere appunto questo portamento elegante, regale, nobile, con la coda tirata su a sventolata bandiera. Chi sono gli acquirenti di questi cavalli? Ma diciamo che è un po' in tutto il mondo ci sono vari acquirenti. Il mercato principale, quello più sostanzioso, è comunque nell'Est, nel Medio Oriente. I prezzi, come in tutti gli animali, varia molto da soggetto a soggetto. Si può partire da un puledrino appena nato, magari a, non so, 2-3 mila euro, se non è adatto alla morfologia, mentre se è adatto alla morfologia i prezzi sono molto più elevati. E stalloni o fattrici che vincono in show hanno dei prezzi, si parla di 100-200 mila euro. Dipende comunque molto da soggetto a soggetto. Oltre alle gare da morfologia, il cavallo arabo viene usato principalmente per le gare da endurance, che sono gare di resistenza che variano a seconda della distanza di chilometri, 30, 60, 90 e avanti. Inoltre adesso stanno anche, appunto, si sta cercando di far capire alle persone che possono essere talmente versatili che possono essere usati per un po' per tutto, li mettono a fare dressage, ad esempio mio figlio li sta usando a fare delle gare come barrel racing e pole bedding all'americana, sono veramente cavalli che si prestano a tutte per poi arrivare anche comunque alla semplice passeggiata e un cavallo da famiglia da tenere in casa.
Quante fattrici hai e quanti puledri hai attualmente? Io attualmente ho 8 fattrici, quest'anno abbiamo avuto 3 puledri di quest'anno, mentre ho 2 puledri dello scorso anno che ho deciso di tenere, poi man mano che allevo decido chi tenere e chi cedere. Quest'anno ho avuto solo 3 puledri perché a me non piace sfruttare tantissimo le fattrici, quindi le faccio partorire alternate, magari 1-2 anni, poi le lascio un anno a riposo e poi cambio e faccio partorire le altre, sempre per una questione mia personale che di rispetto nei loro confronti, anche perché io lo faccio sinceramente proprio per la passione che ho per loro e devo dire che mi sento ricambiato. Ma io so che tu hai un bimbo che anche lui è molto appassionato di cavalli. Sì, anche lui, difatti anche lei è stata la prima puledra che si è curato lui e a lui piace anche montare, difatti monta, lei non è ancora domata perché è ancora giovane, ma va a cavallo ed è anche questa la cosa che mi piace farvi vedere con alcune immagini, che sono cavalli veramente che se tu ti doni a loro, loro sono dati anche ai bambini. Benché molti pensano che il cavallo arabo sia un cavallo difficile, però secondo me, a parte il carattere da soggetto a soggetto, che come tutti gli animali ogni soggetto è diverso dall'altro, però sono molto docili se tu ti dedichi a loro.